Ciao ragazzi, io sono Red e oggi vi porto una nuova incredibile recensione, come tutti i sabati d'altronde. Di cosa si parla oggi? Di questa bellezza qui. Quella che avete davanti è una Glock 19X che ha una generazione tutta sua. Tra l'altro è un ibrido, se così vogliamo definirla, tra una Glock 19 Gen 4 e una Glock 17 Gen 5, che come sapete io adoro. Questa pistola ha un sacco di features molto interessanti e soprattutto, per darvi giù... Sì, vabbè, niente, è diventato l'apocalisse solare là fuori. Stack di Buddha, sembrava notte 3 secondi fa. Però questa pistola è probabilmente la miglior Glock che potete acquistare sul mercato, sia per caratteristiche come materiali e funzioni interne, sia proprio come performance in campo. Ma ne parliamo dopo la sigla. Come vi ho detto, questa per me è la miglior Glock in commercio. Perché è la miglior Glock in commercio? Per due motivi principali. Uno, prende tutte le caratteristiche che io ho adorato sulla Glock 17 Gen 5, che è tuttora la mia pistola, e le mette in una versione un pochino più compatta. Questo unito al fatto che poi prende tutte le innovazioni che abbiamo trovato sulle Glock 17 Gen 5 della Umarex, quindi possibilità di andare a regolare l'op-up semplicemente con una chiave ad L senza dover smontare il carrello, una precisione devastante già con una pistola stock, quindi senza dover fare modifiche ulteriori, e soprattutto un'altissima affidabilità e funzionamenti eccelsi. Come al solito partiamo parlando degli esterni, poi passiamo agli interni e per concludere vi dico un paio di informazioni interessanti. Faremo la prova di tiro. Andiamo avanti. Come ormai siamo abituati, troviamo tutti i loghi originali sulla pistola, perché vi ricordo che Umarex li paga direttamente con Glock, infatti li troviamo dappertutto sulla pistola, compreso sotto il caricatore, che non ha la valvola vista come potete vedere, ma è coperta. Vi basta premere questo tastino nero e questa copertura si sfila e potete andare a caricare il caricatore. E questo bellissimo logo Glock qua in fondo dà quel tocco di realismo in più ai vostri caricatori e in generale alla pistola. Come vi dicevo, qua troviamo ovviamente Officially Licensed by Glock. In quella vera ovviamente questa scritta non c'è, qui ce l'hanno messo per ribadirci che sì, loro pagano i loghi direttamente da Glock. Numero seriale, ce l'ho fatta, sia sul carrello che sullo sportellino, e ovviamente il calibro e il logo Glock ripetuto nuovamente. Un'altra cosa figa che troviamo anche, come vi avevo fatto vedere, sulla Glock generazione 5-17 è che i loghi sono veramente sbattuti dovunque, compreso sulle tacche di mira qui in alto e anche su quella frontale. Addirittura, e questo non riuscirò mai a farvelo vedere, ma ci provo lo stesso, anche sulla punta della tacca di mira frontale. Questo è veramente incredibile. Visto che stiamo parlando di realismo, ne approfitto per dirvi un'altra cosa che ho adorato. Come potete vedere, non si intravede la canna di ottone all'interno. C'è ovviamente una canna interna qui dentro, ma non la intravediamo. Questo dà un tocco più realistico alla pistola. Infatti la prima porzione di canna è proprio come in quella vera, una cosa che io ho adorato appunto perché sono fan del realismo. Oddio, che effetto di fuoco incredibile. L'unica piccola cosa che potrebbe andare a spezzarvi il realismo è segnata giusto sotto il castello appunto inferiore della pistola, qua sotto dove c'è lo spazio per attaccare gli accessori come laser e torcia, dove troviamo il vero calibro della pistola, ovvero 6 mm BB e tutto il resto, ma ho apprezzato che sia stato messo appunto qua sotto, come nella maggior parte dei prodotti Umarex, così è principalmente sempre coperto e non va a rovinare questo stile realistico che la pistola appunto ha. Apprezzo molto che il caricatore della pistola sia TAN, infatti questo specifico modello di Glock, che come ho già detto la 19X, è solamente TAN, non esiste il modello nero, e quindi anche i caricatori sono stati fatti di colore nero. Due parole anche su questi, molto molto belli, tra l'altro ulteriori loghi Glock e Austria, ovviamente dove è prodotta Glock e dove si trova la sede principale. Non è cambiato solo il colore, ma bensì tutte le features. Questo qua in mano infatti è lo stesso caricatore che trovate su Glock 17 Gen 5. Sono state fatte tutte le migliorie che c'erano su quello lì, ovvero doppio attacco per il tasto di rilascio del caricatore, che infatti si può andare a mettere da entrambe le parti, così se siete mancini siete a posto. È stata anche smussata la parte iniziale, migliorata la capienza e la reattività della bombola di gas all'interno e tutte quelle altre cose che vi avevo già detto. Continuando ad esplorare le features di questa pistola, troviamo tasto di rilascio del carrello ambidestro, quindi sia da questa parte che dall'altra, grilletto standard Glock, quindi con sicura a grilletto, tacche di mira sono le nostre tacche di mira con i pallini, che troviamo ovviamente sia sulla parte posteriore che su quella anteriore. Se vi ricordate, a inizio video vi avevo detto che questa pistola è un incrocio, un ibrido tra la Glock 17 Gen 5, ovviamente Umarex, e la Glock 19 Gen 4, sempre della Umarex. Questo perché? Questo modello in particolare
lineare unisce la parte inferiore, quindi tutta questa parte in polimero dell'impugnatura che viene presa dalla Glock 17 Gen 5, mentre il carrello superiore, quindi tutta questa parte qua, è invece della Glock 19, quindi la parte superiore è molto più corta, come possiamo ben notare, mentre la parte inferiore invece è quella della Glock 17 Gen 5. Ci sono due o tre cose che cambiano, in realtà sono due principali rispetto alla 17 Gen 5, ovvero una è il fatto che qui ci sia questo bellissimo anellino per attaccare una cinghia di ritenzione appunto alla pistola, e poi è la sagomatura del ricevitore dei caricatori, che come potete vedere non è ampliato come era quello della 17 Gen 5, ma è leggermente più stretto, molto più simile a quelle Gen 4. Questo è un problema minuscolo, se devo essere sincero, avrei preferito che fosse mantenuto come appunto c'era nella 17 Gen 5, ma va bene lo stesso così. Per quanto riguarda gli interni ho già meno cose da dirvi, perché è uno, una pistola, B, sostanzialmente parla poi nelle performance che avrà, e lo vedremo nella prova di tiro. Scusate. Partiamo parlando dei materiali, ovviamente è tutto polimero e metallo, quindi tutta la parte inferiore ovviamente, quindi l'impugnatura, è in ABS rinforzato, ottimo, veramente è un polimero che a me piace molto e sta bene in mano, non è né plasticoso né troppo duro né troppo, come posso dire, spiacevole al tatto, quindi ottimo. L'impugnatura è come quella della Gen 5, che ormai l'avrò detto 18 volte, 17 Gen 5 ovviamente, ed è ottima, ha un modo di impugnarsi e di starvi in mano che è veramente adorabile, se devo essere sincero. Il carrello superiore è ovviamente tutto in metallo, gli interni sono un misto di ovviamente polimeri e metalli vari, e la features interna ovviamente più importante che vi ho citato, no ma fai un po' più casino, ovviamente la features interna più importante di questa pistola però è la regolazione dell'op-up, che avviene nella seguente maniera. Vi basta andare a inserire una chiave ad L all'interno di questo bel buchino sotto la canna e andare a girare in un senso o nell'altro per alzare e abbassare l'op-up. Questo è il futuro. L'ho già detto con le Glock 17 Gen 5, non mi stancherò mai di ripeterlo e continuerò a dirlo fin quando non morirò, perché mi avrete ucciso a forza di rompervi i coglioni con questa feature. Questa feature in particolare permette di semplificare e regolare finalmente gli op-up della pistola in modo efficiente. Al posto di dover aprire tutte le volte il carrello, girare una levetta che non si capisce mai da che parte va girato, perché nel libretto di istruzioni non è indicato nella maggior parte delle Glock, qui invece vi dicono esattamente: giralo da una parte, alza l'op-up, giralo dall'altra, abbassa l'op-up, cosa che ho apprezzato tantissimo. Un giorno includeranno nel libretto di istruzione anche la parte dove ti dicono come smontare il carrello, che sì, per le Glock lo so fare, ma per molte altre pistole no, ma queste sono un po' lamentele mie personali, scusate. Che cazzo stavo dicendo, me lo sono dimenticato perché devo fare gli excursus. Quindi features interne questa, potete andare a regolare l'op-up in maniera semplice, piacevole e veloce. Bene, due parole sulle performance, che comunque vedrete nella prova di tiro, prima di passare al buon War Rage che tutti quanti state aspettando. Questa pistola tira benissimo, soprattutto quando arrivate a regolare l'op-up in maniera perfetta, il pallino va dritto e le distanze di ingaggio e il tiro utile di questa pistola è intorno ai 25-30 metri, che è tantissimo per una pistola. Io tirando l'op-up giusto ho fatto dei tiri anche un po' più di 30 metri. Questa pistola e questo tipo di pistole con questi nuovi sistemi della Umarex sono fenomenali, out of the box. War Rage. Basta interrompere. Ciao ragazzi, sono War. Allora, Glock 19X è praticamente una Glock 45, però va bene. Cosa non mi è piaciuto? In realtà, purtroppo mi piace. Purtroppo mi piace. Mi piace come... Ehi gente, ne ho trovata una! Mi piace come la Gen 5 della 17. Ha sempre però lo stesso problema che per me è un problema, per molti di voi probabilmente non lo sarà, cioè il peso. È troppo leggera, sembra di non avere in mano niente. Spettacolare per una pattuglia, spettacolare per giocare in boschivo, una chiavica quando dovete entrare in puntamento in modo frenetico e preciso come nel CQB, perché come nel tiro dinamico serve l'arma pesante. Così vi giuro, io entro e poi sto qualche secondo lì a cercare l'attacca di mira che mi svolazza, però è fatta bene, non ha difetti, è decisamente la pistola con meno difetti in assoluto. L'unica altra cosa è il fondello di inserimento del caricatore, non è svasato, cioè io dico, avete preso pari pari l'impugnatura della 17 Gen 5 e non ci avete fatto lo svaso per il caricatore, va bene, sì, è una cacata, entra anche se
faccio i cazzi miei, no? Salve signore, buongiorno, hai visto come entra bene? Però, visto che c'erano, fatela completa. Per il resto, il mio war rage oggi è prettamente inutile. Questo è il war rage più corto della storia dei war rage. Cioè, così, proprio dietro la testa. Bene, siamo finalmente nella nostra incredibile linea di tiro. Andiamo a provare quindi questa 19X. Ho già caricato il caricatore con pallini 0,28 Tipman e Green Gas. Quindi chiudiamo la pistola, scarrelliamo e spariamo. Partiamo mirando alla testa. Ok, adesso proviamo a colpire invece i due cerchietti neri. Adesso cerchiamo di colpire invece i due cerchietti neri. Tenete conto che a questa distanza i due cerchietti neri sono dei pallini da collimare con le tacche di mira. Adesso passiamo invece a quello destro. Nota molto importante che voglio fare è che la pistola era nuova, non c'è nessun segno di rovinatura sullo sportellino, dove normalmente invece troviamo sempre un po' di vernice che viene via. In questa no, e neanche sulla mia 17 Gen 5, quindi veramente materiali di ottima qualità, cacchio. Finisco gli ultimi colpi sparando invece al busto e vediamo come performa. Ok, andiamo a vedere come ha performato. Vai. Partiamo guardando la testa, quindi dove l'ho colpito con la prima serie, poi dopo ci spostiamo sui due pallini laterali. Tutti i colpi che ho sparato in testa sono andati perfettamente a bersaglio. I primi sono andati in mezzo agli occhi, quindi veramente centro perfetto, e gli ultimi due invece sono andati un pochino più in alto. Comunque li abbiamo colpito all'aquila nazista. Quindi, perfetto, dritti sul bersaglio, esattamente in mezzo nella zona dei 5 punti. Per quanto riguarda invece i due cerchietti laterali, anche qui il risultato è perfetto. Il primo l'ho colpito con solamente 3 colpi, mentre nel secondo ne ho sparati 5. Sono entrambi perfettamente dentro, ho sbagliato a controllare il rinculo dell'ultimo colpo e infatti è andato leggermente fuori, anche se è sul bordo. Ultimo cerchietto. 4 colpi perfettamente all'interno e uno sempre sul bordo. È un risultato eccezionale in ogni caso perché, come vi ho già detto, a quella distanza questi pallini neri vengono completamente coperti dalle tacche di mira. Ho sparato poi gli ultimi...